Con il professore Fabio Giovanetti dell'Archivio Storico di Lampedusa ci troviamo presso un altro fortino. Sì, questo è un altro dei fortini messi a difesa del porto di Lampedusa. A differenza di quello che abbiamo visitato precedentemente, questo presenta delle gravi lesioni strutturali dovute molto probabilmente all'esplosione di qualche ordigno dall'interno, perché nel trattato di Resa il comandante Bernardini, che era il comandante di tutte le truppe di Lampedusa, nel trattato di Resa con gli inglesi aveva preteso che Lampedusa, alla fine della seconda guerra mondiale, sarebbe stata smilitarizzata completamente, cioè dovevano sparire tutte le strutture militari servite appunto durante la seconda guerra mondiale. Quindi si diede inizio alla distruzione di alcune di queste postazioni e questa è una di quelle. Infatti troviamo frammenti di calcestruzzo sparsi tutto qui intorno. Ma non è facile distruggere queste strutture perché pur non essendo in cemento armato, ma solo di calcestruzzo però ha uno spessore anche di oltre 2 metri, quindi non è semplice distruggere una struttura del genere. Fabio, è importante, raccontare la storia, ricordare la storia. Sì, in effetti lo scopo di queste strutture ormai dal punto di vista bellico non hanno più senso, però dal punto di vista della memoria storica hanno un senso molto molto marcato. Infatti noi durante l'anno scolastico spesso portiamo dei ragazzini della scuola media o anche del liceo, quelli che stanno studiando quel periodo storico, a visitare queste strutture militari. E qualche tempo fa un ragazzino della terza media, mentre ci trovavamo all'interno di un fortino e cercavamo di drammatizzare un pochino per far capire loro cosa succedeva all'interno di quel fortino durante un'azione bellica, bombe che piovevano dal cielo, navi che bombardavano dal mare, militari che sparavano dall'interno, grida, ordini, polvere, eccetera, questo bambino è scoppiato a piangere, cioè si è talmente emozionato e è entrato talmente nella parte che non riuscivamo a consolarlo. Quindi è importantissimo anche perché molte persone, molti turisti, soprattutto molti giovani che d'estate vengono a visitare Lampedusa, oltre a visitare le spiagge, le pizzerie, i ristoranti, eccetera, chiedono di visitare anche quello che resta Resta. della seconda guerra mondiale. E quindi è bene che queste strutture vengano valorizzate proprio per far capire che cos'è stata la seconda guerra mondiale. Questi fortini, mi dicevi, hanno dei codici. Sì, ognuno di questi ha un codice particolare in base alla funzione, in base all'armamento che possedeva. L'armamento era proprio proporzionato al bersaglio da colpire, alla distanza a cui doveva sparare.